249 anni di guardia di finanza. Nella caserma intitolata al sottobrigadiere Nicola Ventura, anche le Fiamme Gialle pesaresi hanno celebrato questa mattina l'anniversario del corpo di polizia da 2,5 secoli a servizio della legalità. Autorità civili e rappresentanze delle altre forze di polizia si sono riunite questa mattina per applaudire gli encomi ai finanzieri distintisi per particolari meriti nell'anno di attività appena concluso e per riflettere sulla morfologia dei reati da contrastare sul territorio. Abbiamo fatto oltre 6.000 verifiche tributarie, abbiamo denunciato moltissimi evasori tributari, evasori totali, abbiamo sequestrato più di 500.000 prodotti contraffatti o che in violazione alla normativa sul Made in Italy o sulla sicurezza del lavoro. Grandi operazioni, grande lavoro per una polizia economico-finanziaria specializzata come la Guardia di Finanza. Quali sono le problematicità che avete riscontrato in questo periodo sul nostro territorio? E questo è un momento di particolare attenzione in Italia, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono importantissime risorse che l'Unione Europea ha assegnato all'Italia. Dobbiamo stare attenti, vigilare, però in un'ottica propositiva, in un'ottica di crescita e di aiuto tra le istituzioni, perché queste risorse vengano utilizzate correttamente a vantaggio della nostra nazione. Lei è qui da circa un anno, come si sta trovando? Sì, sono arrivato da 7 mesi, la ringrazio per questa domanda, un contesto molto bello, una provincia meravigliosa, ho trovato del personale molto qualificato, molto specializzato e la cooperazione con le altre istituzioni di polizia, ma anche per la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Procura, INPS e anche Ispettorato del Lavoro sono molto ben organizzate, sono molto positive, sono molto felice. E noi di Rossini TV siamo orgogliosi di dare notizia delle vostre azioni importanti sul territorio. Io credo che l'importanza, come ho detto nel mio discorso, dei rapporti con la stampa, con gli organi di informazione sia fondamentale, perché il vostro lavoro è strumentale, strategico e fa parte di un sistema di fare squadra. Se voi non comunicate quello che noi facciamo, il cittadino non ha conoscenza di quello che effettivamente si fa per loro e con i loro soldi.